Riguardo all'ultimo caso di cui ho parlato, siccome io oltre a essere giornalista sono psicologo, quindi è questo di cui parla è molto attinente, sia da un punto di vista di spesa sanitaria e sociale, no? Quello che, relazionando a quello che sono detto, in generale, per gli studi, manca al sud, comunque è più carente al sud, è la prevenzione primaria. Intendiamo dire un disagio che non si manifesta, un disagio che si tende anche politicamente parlando a non far manifestare per evitare poi tutte le cure che sono spese, costi della sanità. Allora, da un punto di vista giornalistico, potete dire, specificare meglio per evitare fraintendimenti, il limite che abbiamo noi come giornalisti è non interpretare, perché è facile interpretare, anche come specialista io potrei dire sì, perché effettivamente l'attenzione alla prevenzione primaria è una realtà, però il giornalista non può interpretare, deve addirittura far nascere la risposta a chi legge e porre domande e stimolare domande. Ecco, e la difficoltà a volte, se si fa anche una seconda professione, a non dare risposte di parte, ecco. Quindi se il giornalista, come giornalista può ovviare a questa tendenza? Rispondo io di nuovo Eh perché sì, come chi vuole, certo. non è il suo caso. Come giornalista può ovviare questa velocità di fatto, cioè raccogli dei dati, interroghi i testimoni o quelli che usano i tuoi dati, te li metti nella pagina, dimostrando o volendo dimostrare la tua tesi, la tua, diciamo, con i numeri così, la tesi, se la tesi viene scontestata, ovviamente scrivi che non è così, cioè perché i dati dicono questo, credevamo che fosse così, non è così. Cioè, il testo di giornalista deve riportare quello che accade tantissimo di più dati e dando la voce a tutti i giornalisti in campo. Ovviamente se uno non fa il giornalista, ma fa anche lo psicologo, ma anche il collaboratore sociale, ovviamente è chiamato in causa. Però la capacità di un bravo giornalista è quella di essere, di astrarsi anche dal giudizio, che può essere politico, che può essere estetico, musicale, se sei un critico musicale, insomma, dovresti raccontare nella maniera più obiettiva possibile i tuoi dati a disposizione, o le tue, o quello che hai trovato. Cioè, ovviamente questo è questo, diciamo. Evitando appunto di metterti un filtro davanti prima di scrivere, dicendo vediamo se questo può dare questo, oppure correndo anche il rischio di poter essere smentito dall'inchiesta, da quello che scopre. Cioè, io mi occupo di economia e tratto sì i dati di Instagram, ma soprattutto quelli della banca dei dati, quindi la raccolta, impieghi, sofferenze, crediti tagliati. Questi sono degli indicatori che dicono come sta l'economia. Poi l'Istat dice che in Sicilia il reddito medio è di 17.000 euro, io vedo che la concessionaria che matricola più di più in Italia è quella di Palermo. C'ho qualcosa che non va, non mi è più.